È abbastanza lunga perché parte dal 2007-2008. Noi come associazione del territorio del comune di Cinisello Balsamo abbiamo preso contatti con il comune, con l'amministrazione comunale, perché volevamo chiedere il rispetto della normativa vigente. La normativa vigente qual era? Era costituita dai decreti legislativi 109 del 98 e 130 del 2000, i quali decreti dicevano che quando si trattava di disabili gravi o di anziani ultra 65 anni non autosufficienti, bisognava tener conto del reddito del solo assistito nel momento in cui chiedeva l'accesso ai servizi sociosanitari e socioassistenziali, come sono le RSA, come possono essere i centri diurni integrati, tutti questi servizi, i centri diurni disabili, le residenze sanitarie disabili, tutti questi servizi che richiedono la compartecipazione al costo del servizio. Purtroppo con il nostro comune non siamo riusciti ad ottenere nulla, ci siamo trovati le porte completamente chiuse, noi eravamo disponibili a qualsiasi minima apertura, la prima cosa che chiedevamo era almeno il riconoscimento della legge, cioè partiamo dal presupposto che la legge c'è, poi i comuni, lo sappiamo, piangono sempre miseria, la prima cosa che ti dicono non ci sono soldi. Noi chiedevamo appunto di partire solamente dal principio, c'è questa legge, cerchiamo di applicarla. Partiamo piano piano, cerchiamo di fare del nostro meglio per andare a regime. Abbiamo avuto delle risposte sempre molto negative, abbiamo avuto degli scontri anche accesi nei nostri incontri che abbiamo avuto, e a un certo punto l'unica soluzione ci è sembrata proprio quella di ricorrere alla magistratura, perché in quel periodo era venuta fuori, adesso non mi ricordo l'anno esatto, ma la primissima sentenza di un TAR italiano è stata una sentenza del TAR Sicilia, e il ricorso era stato presentato addirittura da un'associazione, dall'ANFAS, che si occupa di persone disabili. Facendo ricorso al TAR Sicilia aveva vinto, aveva ottenuto l'annullamento del regolamento di un comune che negava la compartecipazione all'integrazione della retta. E allora da quel momento abbiamo cominciato a chiederci forse questa è la via migliore per cercare di scardinare questo sistema che ormai è incancrenito, perché i comuni, qualsiasi comune, cioè nessun comune ha mai applicato questi decreti legislativi che erano in vigore. Quindi abbiamo detto proviamo a seguire questa strada. Noi abbiamo approfittato del fatto che nel 2009 il comune di Cinisello Balsamo ha cambiato il regolamento comunale. Pensando di fare una cosa buona, il comune ha cambiato il regolamento e noi sappiamo che c'è tempo 60 giorni per impugnarlo. Nel senso che se un cittadino, un'associazione, qualsiasi persona coinvolta ritiene che delle norme inserite in un determinato regolamento siano sbagliate, si possono impugnare, e quindi abbiamo fatto ricorso al TAR. Abbiamo fatto ricorso al TAR chiedendo il rispetto della legge vigente. Abbiamo dovuto aspettare un annetto per avere la sentenza, però la sentenza ci ha dato pienamente ragione. Ha detto che i decreti erano immediatamente applicabili, perché qual era la spiegazione del Comune nel non voler applicare i decreti legislativi? Diceva io non posso applicare questi decreti legislativi perché non sono stati emanati i regolamenti, esatto, sì. Quindi in mancanza di questi regolamenti io non li applico perché non ci sono i regolamenti. Mentre invece il TAR ha detto che la norma era immediatamente applicabile anche in mancanza dei regolamenti e che il comune si doveva attenere a quanto stabilito dai due decreti, dal decreto legislativo 109 e dal decreto legislativo 130. Ma la nostra sentenza ha anche una cosa in più che secondo me è stata molto positiva. C'è stato uno specifico riferimento alla Convenzione di New York, la Convenzione sulle persone con disabilità. Questa convenzione tra l'altro è stata ratificata dallo Stato italiano ed è diventata legge. E questa convenzione cosa dice? Dice che il disabile e la persona anziana non autosufficiente hanno una loro dignità intrinseca, che bisogna rispettarle queste persone in quanto tali, cioè non devono essere dipendenti dalla famiglia o da chiunque altro, bisogna riconoscere la loro dignità personale. E questo è stato citato nella nostra prima sentenza dal TAR di Milano. Chiaramente il Comune, dovendosi trovare ad affrontare questa situazione che economicamente sarebbe stata piuttosto onerosa,
nel senso che doveva riconoscere appunto il diritto all'integrazione della retta sulla base della certificazione ISE, o meglio ISEE con due E, perché l'ISE è l'indicatore della situazione economica, ISEE l'indicatore della situazione economica equivalente. Cosa vuol dire? Che nel caso in cui in una famiglia c'è una persona disabile, una persona anziana non autosufficiente, c'è un coefficiente che ti va a diminuire il reddito, ed è diverso, sono due cifre diverse tra quelle tra l'ISE e l'ISEE, quindi doveva applicare questa norma. E inoltre la sentenza diceva, così come dice la legge, ha sempre detto la legge fino adesso all'ultima normativa sul nuovo ISE, che le provvidenze economiche, cioè la pensione di accompagnamento, la pensione di invalidità civile, essendo redditi esenti da IRPEF, non vanno calcolati, mentre invece il comune, anche nei casi in cui contribuiva al pagamento della retta, quando proprio dimostravi di essere proprio nulla tenente, voglio dire assolutamente, chiedeva conto anche di queste provvidenze economiche. Quindi nella prima sentenza il comune ha perso su tutta la linea, ha perso. Però che cosa ha fatto il comune? Non accettando questa prima sentenza, ha pensato bene di fare ricorso al Consiglio di Stato. Quindi è passato un altro anno, altro ricorso, però abbiamo avuto ragione anche con questo secondo ricorso, che ha confermato, si può dire in pieno, a pieno, la linea della prima sentenza. E quindi il comune è stato costretto a ricalcolare tutte le rette delle persone che però avevano fatto domanda. Lo scopo di fare, cioè questo ricorso è stato presentato sia come associazione e sia come una persona fisica, che quella sono io, perché abbiamo detto se non accetta una magari accetta l'altra. Il nostro dubbio era quello che non accettasse la legittimità, diciamo, dell'associazione, ecco. Invece il comune ha accettato la legittimità dell'associazione e ha negato la mia, Consiglio di Stato, perché io avevo fatto una richiesta di integrazione della retta che era vecchissima, da quando avevo cominciato a sentire parlare di queste norme che c'erano, e quindi mi hanno detto che, cioè, era superata, quindi io non avevo titolo per partecipare, per chiedere dei borsi, per chiedere cose di questo genere. Però il comune ha dovuto cominciare a rendere mal tolto. L'ha fatto non nella maniera più completa che doveva seguire, perché per esempio noi il ricorso a TAR l'abbiamo presentato nel 2009. Loro hanno cominciato a dare rimborsi, cioè non dal momento in cui si deposita la richiesta del ricorso, ma dal momento in cui c'è stata la sentenza, e quindi già lì è slittato un anno. Bisognava partire dal momento del deposito del ricorso, esatto, e quindi lì è già saltato un anno. E poi per il primo pezzo di rimborso l'ha calcolato in base alla situazione ISE e non ISEE. Hanno deciso di fare così, e quindi fino al 2010-2011 hanno fatto i conti in base all'ISE, e dopo dal 2013 hanno fatto i conti in base all'ISEE. Quindi anche lì, però insomma alla fine abbiamo portato a casa il risultato, bene o male la gente è riuscita ad avere un aiuto, chiudiamo un occhio. Anche se c'è un altro problema ancora, che nonostante tutto, voglio dire, noi abbiamo le liste di attesa. Cioè il comune di Cinisello cosa dice? Ma come tutti i comuni, cioè noi abbiamo un budget, già hanno dovuto fare uno sforzo notevole per dover dare gli arretrati, per cui chi era dentro era dentro. Le domande che sono state fatte successivamente sono andate in lista d'attesa, e quindi noi abbiamo una lista di attesa di diverse persone, e mano a mano che si liberano i posti, che poi è una lista di attesa che, diciamo, che è ballerina, perché è fatta in base a dei requisiti che ha stabilito il comune, e quindi può essere che anche quello che entra per ultimo si ritrovi ad essere primo in base ai requisiti che ha stabilito il comune. Però noi siamo riusciti a portare a casa questo risultato, e adesso però sarà rimesso tutto in discussione con il nuovo ISE, perché con il nuovo ISE a partire dal 1° gennaio di quest'anno le regole cambiano. Ci sarà la compartecipazione al costo della retta per quanto riguarda le persone anziane, ci sarà bisognerà considerare l'ISE della persona ricoverata più l'ISE della componente aggiuntiva, così si chiama, che è costituita solo dai figli. Mentre con il vecchio ISE, l'ISE del figlio veniva considerato il nucleo familiare, così funzionava,
Con il nuovo ISE, la legge proprio ha scritto, la legge 159, ha scritto che bisogna considerare reddito solo dei figli, cioè i parenti in primo grado in linea retta, e quindi le famiglie sono per il momento lasciate da parte. Anche se col nuovo ISE abbiamo un ulteriore problema, perché quando è stata emanata questa legge è stato previsto l'inserimento delle provvidenze economiche. Cioè per le persone ricoverate lo Stato ha deciso che bisogna considerare anche le provvidenze economiche. L'accompagnamento, pensione di invalidità, fanno reddito, contrariamente a quello che dice la legge, perché le provvidenze economiche, essendo esenti da IRPEF, non devono fare reddito. E anche in questo caso cosa è successo? Che ci sono state 3 associazioni in tutta Italia che hanno fatto ricorso al TAR di Roma. Le motivazioni erano diverse, una di queste motivazioni era proprio questo, cioè il calcolo delle provvidenze economiche, e su questo punto tutte e 3 le sentenze hanno avuto ragione. Cioè il TAR di Roma dice che le provvidenze economiche non vanno considerate. Adesso però salta fuori un problema, perché l'INPS ha dato disposizione di fare l'ISE in una determinata maniera che comprende le provvidenze economiche. Però il TAR dice no, le provvidenze economiche non vanno conteggiate. E quindi adesso che cosa succede? Adesso noi stiamo aspettando adesso che i comuni devono adeguare i loro regolamenti comunali. Bisognerà vedere come li adegueranno, se tenendo conto della sentenza o non tenendo conto della sentenza. Tiriamo a indovinare, ecco, bravo. Così qualche dubbio ci viene, esatto. Così dopo va a finire che inevitabilmente saremo costretti a fare un altro ricorso, perché purtroppo ci siamo resi conto nell'arco di tutti questi anni, che ormai ne abbiamo fatti gli incontri, abbiamo cercato di colloquiare, abbiamo cercato sempre di dialogare, eccetera eccetera, però si riescono a portare a casa risultati solo quando si ricorre alla magistratura. È la magistratura amministrativa, quindi si occupa di leggi, si occupa di norme, di queste cose qui. Ma l'unica soluzione che fino adesso siamo stati in grado di percorrere, l'unica via che abbiamo potuto percorrere è stata quella dei ricorsi, e ho paura che continueremo a farlo ancora per tanto tanto tempo. Infatti il nostro avvocato di riferimento, quando ha visto la nuova legge sul nuovo ISE, ha detto qui c'è da lavorare per tutta la vita, e penso che andrà a finire così. Però ripeto, è l'unica strada percorribile che c'è, quindi non possiamo fare altro che questo. Ecco, questa è la storia di Cinisello. Poi devo dire anche un'altra cosa, cioè ci sono comuni, per esempio, adesso noi stiamo seguendo una situazione di Vimercate, non so se qui c'è qualcuno di Vimercate. Il comune di Vimercate nel 2010 ha avuto anche lui un ricorso al TAR da parte di un assistito, ha perso a una sentenza negativa, la quale sentenza dice tu devi cambiare il regolamento comunale perché così come fai non fai bene. Questa cosa del comune di Cinisello. Sono passati 5 anni, ci siamo accorti tramite un altro caso che questa sentenza non è mai stata applicata, esatto, ma non solo non è mai stata applicata, mi spiegava l'avvocato che quando un comune ha una sentenza avversa ha la possibilità di chiedere la sospensiva, cioè io chiedo di sospendere questo giudizio in attesa che il grado successivo di giudizio decida, esatto, se lo, di confermarlo o meno. Quindi questo comune non ha chiesto neanche la sospensiva, indifferenti, veramente indifferenti. Adesso di fronte a questo nuovo caso di questa persona che conosco bene perché ha la mamma ricoverata alla Martinelli dove c'è ricoverata la mia mamma, quando abbiamo saputo che era di Vimercate abbiamo scoperto che c'era la sentenza, abbiamo detto scriviamo bene sulla richiesta che c'è una sentenza che il comune deve rispettare. Adesso risponde dicendo che adesso hanno fatto ricorso avverso alla sentenza del TAR. Ma io mi dico, ma dopo 5 anni qua fai ricorso avverso alla sentenza del TAR? Morale della favola, sapete qual è la conclusione? Facciamo un altro ricorso al comune di Vimercate. Ma ci sono dei tempi per fare il ricorso, non è che lo puoi fare. Ma difatti io mi domando, ma siccome loro l'hanno messo nero su bianco, l'hanno scritto, adesso noi presentando il nuovo ricorso, cioè il nostro avvocato si trova lì un piatto bello pronto da servire, voglio dire, e senz'altro il ricorso che si farà.
avrà un esito positivo, anche perché si basa sulle vecchie norme, non sulle nuove, e di conseguenza pensiamo, siamo quasi certi di avere un esito positivo anche per questa cosa. E lo stesso vale per il Comune di Milano. Il Comune di Milano ha avuto un sacco di sentenze negative, però che cosa fa il Comune di Milano? Accontenta la situazione della persona che ha presentato il ricorso, ma si sogna bene da rifare i regolamenti comunali di applicarli a tutti, esatto, perché così sarebbe una spesa veramente pazzesca, perché Milano poi è un comune enorme. Però noi in qualche maniera dobbiamo pur difenderci. Deve fare l'Expo Milano. Deve fare, ecco, per i soldi per fare l'Expo ci sono, i soldi per la sanità non ci sono. No, è la stessa cosa per Cinisello, hanno fatto delle opere faraoniche, rifatto la piazza, fatto il centro culturale, la metro tranvia che non serve assolutamente a niente, proprio uno, eh? E dopo alla fine gli devi chiedere soldi per cose sancite dalla legge, per diritti scritti, esigibili, sono e si rifiutano, esatto, esatto. Tanto la legge non li tocca, possono rifiutarsi e andare avanti così. Però il discorso qual è? Cioè quello di che se un cittadino qualsiasi si permette di non pagare una multa, di ritardare un paese, vengono lì e ti danno le mazzate, ti danno, voglio dire. I comuni invece passano sempre indenni, a loro non fanno mai niente. Anzi, io parleremo poi dopo con l'avvocato, ma col comune di Vimercate, quando avrà la sentenza negativa, sarà anche il caso di fare ricorso alla Corte dei Conti. Perché il comune in questa maniera continua a spendere soldi per spese legali che dovrebbe evitare. Valuteremo anche ma questo. Ma questi temi, stiamo parlando di due comuni, c'è cioè anche Milano, sì. Ma i cittadini sono informati di queste norme, di questi diritti che hanno? Noi facciamo del nostro meglio. Abbiamo provato a fare delle assemblee pubbliche, abbiamo provato a fare dei volantini. Noi cerchiamo di informare in tutte le maniere possibili e immaginabili. Però la vostra sensazione è che non tutti sapranno quali sono. No, si rendono tutti conto di queste cose quando affrontano il problema. Cioè nel momento in cui affronti il problema, allora lì cioè, cerchi di capire, ti dai da fare, ti informi, vai. E certo. E non tutti poi, esatto, sì, non tutti fanno neanche questo. Noi cerchiamo di veicolare il più possibile questa informazione. Infatti adesso anche per il nuovo ISE Fulvio ha già preparato un nuovo volantino per informare la cittadinanza. Noi lo faremo, però tanta gente per esempio è già scoraggiata in partenza, perché dice ma cosa ci vado a fare, tanto non mi danno niente. Oppure gente che va per la prima volta a parlare con gli assistenti sociali, vede questo atteggiamento proprio di chiusura, questo atteggiamento. No, ma perché poi ti fanno sentire un povero pezzente, parliamoci chiaro, ti fanno sentire un pezzente. Perché con la vecchia, con il regolamento che usava il comune di Cinisello prima, ad alcuni parenti hanno provato a dire, visto che bisognava presentare l'ISE dei figli, di tutta la famiglia, ma dice ma siete in 4 o 5, non potete tirar fuori 50-100 euro a testa. Cioè arrivare a fare ragionamenti di questo genere. La morale delle persone. Ma sì, e tanto è vero che le persone poi alla fine, chi non ha un po' di fermezza, chi non ha un po' di voglia anche di rivalsa a un certo punto, prende, lascia stare, demorde. C'è stata gente al Cinisello che ha ritirato la domanda. Quando io dicevo non ritiratela, malgrado gli assistenti sociali vi dicano questo, questo, non ascoltate, non ritiratela. Eppure c'è gente che l'ha ritirata. A un certo punto la riflessione è quanto è importante conoscere i propri diritti. Assolutamente. Perché non te lo dicono gli altri, devi andare tu a cercare. Brava, devi andare. E poi non solo, poi cercare di imporre. Quanto è importante proprio. Assolutamente, ma noi con gli assistenti sociali del comune di Cinisello alla fine abbiamo scritto anche una brutta lettera. Abbiamo detto smettetela di raccontare falsità ai vostri cittadini, perché non è possibile fare comportarsi in quella maniera. Dopo quella lettera un pochino l'atteggiamento è cambiato, però visto che a distanza di tempo stiamo ritornando, riprendono sempre la strada di prima, l'importante è non demordere, andare avanti. Io lo dico sempre, gli assistenti sociali quello che dicono, di qua vi deve entrare e di qua vi deve uscire. Voi dovete fare determinate cose, le regole sono queste, prendete e fatele. Poi ripeto, c'è chi lo fa e c'è chi non lo fa. Se qualcuno ci pensa in un comune, il caso è avvenuto negli anni precedenti, c'è la possibilità di retroattività? Sì. Il discorso è questo, che i comuni come ragionano? I comuni dicono io ti do se tu mi chiedi.
Quindi se io faccio la domanda oggi, il comune mi dice tu da oggi mi stai chiedendo, quindi io se devo darti qualcosa te lo do da oggi, non te lo do da prima perché tu prima non mi hai chiesto niente. Possibile noi cittadini, magari io vado nel mio comune e chiedere loro un regolamento per verificare questo fatto e magari anticipare i tempi per... Assolutamente, il regolamento comunale si può sempre chiedere, okay. A parte il fatto che di solito adesso lo mettono sul sito del comune, sì, quindi infatti, non si fa neanche la fatica. Capire se stanno rispettando la norma, magari se ci date indicazioni precise su cosa andare a verificare per poter... Bisogna andare a verificare l'accesso ai servizi sociali. Si chiama proprio accesso ai servizi sociali e in quel caso lì si trovano tutte le regole che i comuni fanno per appunto l'integrazione. Dovremmo verificarli con la legge e esatto. Capire se c'è questa una differenza nelle sanzioni. In questo caso possiamo appoggiarci a voi, nel senso c'è un riferimento con voi nel quale vi diciamo il nostro comune ha dato questo regolamento, è corretto o è sbagliato? Voi ci potete dire no, questo è sbagliato perché dovrebbe essere fatto così, allora lì possiamo informare, magari fare qualche azione legale anche noi nei nostri comuni nei confronti delle... Tenga presente che il regolamento comunale si può impugnare solo entro 60 giorni dalla sua emissione. Se il regolamento comunale è vecchio, quindi non è impugnabile, bisogna trovare il singolo caso. Quindi la persona che fa domanda al comune di integrazione, nel nostro caso integrazione della retta, nel momento in cui il comune dà una risposta negativa facendo riferimento al loro regolamento comunale, allora lì sì, dalla data di risposta negativa del comune partono i 60 giorni entro i quali si può fare ricorso al TAR. Cioè, l'informazione vale sempre, poi se c'è la necessità di una famiglia di alcuni si interviene. Assolutamente, assolutamente sì. Bene, allora...